Ciao ragazzi, qui Alessio che vi parla e vi do sempre il benvenuto in questa nuova puntata. Oggi ritorniamo a parlare di Fantasy Rider, giusto con qualche sbustata. Innanzitutto vi ricordo sempre che Fantasy Rider è un progetto della Panini che già è uscito diversi anni fa e che attualmente è nella sua seconda versione con l'invasione dei giganti, un'espansione che amplifica il metodo di gioco di questo gioco di carte collezionabili e lo rende anche abbastanza enorme per quanto riguarda l'aggiunta delle carte da collezionare. Ricordiamo sempre che il gioco non ha avuto una grandissima fortuna per quanto riguarda il sistema di gioco, in quanto è molto basilare, però è piaciuto tantissimo come raccolta e collezione delle carte stesse. Prima di iniziare vi invito sempre ovviamente di iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che a breve arriveranno. Ma iniziamo subito a sbustare queste bellissime bustine di Fantasy Rider seconda edizione. Io non so se voi siete della politica di conservare le carte e le bustine in un certo modo, io così ci vado in maniera un pochettino barbara e cominciamo subito a vedere cosa troviamo nei pacchetti. Vi ricordo che i pacchetti hanno dei livelli di rarità che troviamo anche qua dietro, che sono indicate appunto con le 396 carte da collezionare e sono divise in vario tipo. Ci sono ovviamente le carte base, le oro, l'argento, le bronzo, poi ci sono quelle più rare che sono platino, acciaio, titanio e leggendarie. Trovate tutto scritto qua dietro la bustina, quindi non potete sbagliare. Andiamo subito a vedere cosa troviamo qui dentro. Allora, ci abbiamo, vediamo se si vede bene, sì, si intravede bene, non c'è nemmeno il riflesso. Abbiamo il principe, carta ovviamente media, una carta basilare 1-2. Ora non mi metterò a descrivere ogni singola carta perché ovviamente chi ci gioca già conosce un pochettino i personaggi, quindi non mi soffermerò troppo sulla descrizione delle carte, le vediamo semplicemente e ci soffermiamo magari un pochettino su quelle rare. Quindi andiamo subito col principe, poi abbiamo la vampira, già troviamo qualche immagine qua dietro interessante. Poi abbiamo il protettore, vabbè, sono carte queste abbastanza comuni. Andiamo subito avanti, troviamo un illusionista rider, quindi questa è la sua versione rider, un 4-4, interessante, davvero molto bella la sua versione foil. Questa è una carta argento, quindi già andiamo su una rarità maggiore. Vediamo qua dietro che cosa c'è. È bello spizzicare sempre un pochettino prima di vedere le carte, ma non ci perdiamo troppe chiacchiere, andiamo avanti. Che bella questa qua, bella, molto bella, molto molto bella questa mutazione vegetale, bella. Questa è una carta davvero interessante anche dal punto di vista grafico. Non so se riuscite a vedere, ci sono delle specie di mini ologrammi, vediamo se riesco a farvele vedere. Sì, si intravedono un pochettino qua questi cerchiettini. È una carta titanio, non male. E poi andiamo a una carta comune, il gigante di fuoco. Bene, questo primo mazzettino non mi è dispiaciuto, abbiamo trovato già due carte interessanti anche per una questione di collezione, le mettiamo qua, anzi spostiamo tutto e mettiamo qua le carte più fighe. Andiamo avanti, andiamo a vedere subito cosa troviamo nel secondo pacchetto. Questo è uno sbustamento di 10 pacchetti, quindi trovate queste carte anche nei negozi tipo fumetterie o soprattutto nelle edicole, anche se posso capire che ultimamente le edicole stanno anche sparendo piano piano, però li trovate, adesso costano anche poco, quindi chi vuole collezionarli non deve spendere un capitale. Andiamo avanti. Allora, abbiamo il monocorno, questa creatura molto potente, molto forte, 3-3, non male, però non è un tipo di carta che a me interessa. Aquila incantata, niente di particolare. Anura, interessante questa come carta. Poi andiamo, questa è la carta speciale, addirittura abbiamo due carte speciali, quindi andiamo a vedere subito quella sotto, che è quella che ci interessa meno, che è l'oracolo. Carina, niente di che, e andiamo a vedere subito. Olà, che cosa c'è? Bella, il gigante di fuoco. Il gigante di fuoco che tra l'altro avevamo trovato poco fa in una sua versione normale, questa invece è la sua versione leggendaria, davvero molto interessante. Ora ve lo faccio vedere nel dettaglio. Bellissima, come potete vedere, guardate che dettagli ci sono, davvero molto figa, interessante. Gigante di fuoco, versione mega 6-5, non male come carta, quindi molto molto interessante la sua versione leggendaria. Vediamo sotto se troviamo qualcos'altro di interessante. Beh, ci sta finendo bene, è una carta bronzo ed è il
la cacciatrice Rider, non male comunque. Questa qua leggendaria sicuramente è molto interessante, la sua versione del gigante di fuoco. Tra l'altro vediamo un attimino che ovviamente le statistiche sono differenti. Qua abbiamo un 4-3 con 6-5, insomma interessante. Andiamo avanti, però sti pacchetti si stanno rivelando essere interessanti. Ricordo che il gioco è di una semplicità disarmante, quindi se volete iniziare a giocare vi basta semplicemente comprare la versione base, ovvero quella che vi contiene tutto quanto con appunto il raccoglitore, le carte, il piccolo manuale per imparare a giocare, insomma è una cosa molto abbordabile, quindi non vi dovete preoccupare soprattutto sul costo di questa nuova tra virgolette passione. Quindi andiamo avanti, troviamo il principe, quindi cominciamo ad avere anche le carte doppione, la strige, poi abbiamo il protettore, qua ci sono le due carte interessanti, questa, le regole del gioco, perfetto, per farvi capire appunto quello che vi dicevo poco fa, guardate come è semplificato il regolamento, addirittura in un fogliettino a quattro facce, quindi niente di così pericoloso da imparare. Poi abbiamo il cantastorie e andiamo a vedere subito quello che c'è come carta particolare, quindi andiamo con la prima, eccola qua, e là pure qua acciaio in piasto curativo, non la conoscevo questa qua, interessante, questa è una carta acciaio. E poi abbiamo il lanciere rider, carta bronzo, niente di particolare però comunque interessante, e il foil comunque fa sempre piacere. Andiamo subito avanti, quindi cominciamo subito a girare con le altre bustine, alcune un pochettino più toste da aprire in confronto ad altre, e andiamo subito avanti. Quindi vediamo subito, qua abbiamo nuovamente la strige, quindi vi ricordo che se a caso avete pure voi dei doppioni e volete scambiare, scrivetemi qua sotto nei commenti e in qualche modo vediamo di potercele scambiare anche per completare le collezioni. Poi andiamo al rocciaceronte, insomma un rinoceronte fatto di rocce. Abbiamo le carte speciali, quindi qua abbiamo la carta Sentieri dei Boschi, e andiamo a vedere subito cosa troviamo. E qua abbiamo Oracolo Rider, e sotto oro, bella, Temide Rider, carina questa qui, piace, molto bella, sì. Questa mi piace assai, quindi cominciamo a metterle qua, cominciamo anche poi a suddividerle con le categorie e andiamo subito avanti. E io già qualcosina come doppione le ho trovate, ovviamente piano piano sbustandole è più facile che si trovano doppioni, piano piano che si cominciano a riempire le varie collezioni. Spero di non trovarmi più nella situazione precedente della prima versione, ovvero questa di qua che vi faccio vedere, ovvero questa qui, perché a un certo punto non ho più trovato in edicola le bustine e quindi mi sono ritrovato ad avere la collezione a metà. Poi grazie a qualcuno di voi ho potuto completare piano piano alcune delle pagine, però ancora sono diciamo in alto mare per colpa della distribuzione. Potevo sempre rimediare con l'acquisto dei pacchetti tramite il sito di Panini, però vabbè. Andiamo a vedere subito quelle altre carte, quindi tasso gigante, pure questo è molto particolare perché se si intravede sì, c'è un decoro fatto con un altro stile grafico. Poi andiamo al Picaro, poi c'è il Cervo Bianco, il Lupo Nero, le due rare sono esattamente e Intuizione Naturale, questa qua è Titanio, questo è un incantesimo interessante. Poi mi devo soffermare, magari farò un video se vi interessa, su alcune carte in particolare con gli effetti nuovi che hanno aggiunto con l'espansione. E poi andiamo sotto con un argento, ovvero Octocefalo Rider, bella questa, mi piace assai, potrebbe anche fare parte di un mazzo che io ho preparato. E a proposito di mazzi, se qualcuno di voi ci gioca e magari lo usa anche a livello competitivo, magari nei tornei della propria città o casalinghi, scrivetemi casomai sotto se avete dei mazzi particolari o se state costruendo delle build particolari. È vero che non ha una grandissima profondità questo gioco, però magari sapere anche il parere di qualcun altro che ci gioca non fa mai male. Andiamo avanti e troviamo la Druncola, quindi poi andiamo subito con Itto Mobile, la Tarasca, poi Dodo Selvatico,
e come carte speciali ci sono sempre Illusionista Rider, che ce l'ho come doppione, quindi male, e Oro Sotto, ovvero Druida Rider. Interessante. Questa qua è un 5-5, interessante, è versione Mega, carina. Andiamo avanti, vediamo subito cosa troviamo nell'altra busta. E allora, abbiamo Aquila Incantata, poi i Grimandelli, Elisir di Vigorente, questa qui è il Gigante della Tormenta, poi andiamo a vedere Alchimista Rider, versione Argento, ok, e poi sotto abbiamo il Principe Rider Oro, ok, ci può stare, interessante. Va bene, allora al momento come carte rare solamente due doppioni ho trovato, non penso di averne avute altre come doppioni, no, li sto mettendo tutti qua. Quindi andiamo avanti e vediamo le ultime tre bustine. Allora, il Colosso, alcune non scivolano completamente. Ifrit, carina, Ifrit più che altro perché mi richiama alcuni personaggi di Final Fantasy. Poi Pitone, 2-1. Abbiamo già qua un piccolo spoiler con quello che c'è sotto. Clerica, vediamo subito questa qua a questo punto. Bronzo, Artemide Rider, ok. E poi sotto troviamo Clerica Rider, ah bello, abbiamo Clerica normale e Clerica Rider. Ok, interessante. Queste qua oro che si completano con quelle normali non fanno mai male. Quindi, penultimo pacchettino. Sbustare è sempre molto bello e soprattutto divertente. Erborista, penso di averla già vista precedentemente. Antiche Pergamene. Iguana Gigante. Poi abbiamo un altro spoiler qua sotto. No, mi sa che... Mannaggia, mi sa che è lui. E Nube delle Tenebre. Eccolo qua, un altro doppione. Quindi rimettiamolo qua, non è diversificata, no, assolutamente è la stessa carta. Invece sotto troviamo Alchimista Rider. Alchimista Rider, ma non l'avevo già trovata, no. Forse l'avevo trovata in un'altra versione, qua. Eccola qua, infatti. L'avevo trovata in versione argento e questa in versione oro. Ok, almeno ho le due versioni dell'Alchimista Rider. Andiamo con l'ultimo pacchettino. Vediamo che cosa troviamo in questo ultimo pacchettino. Non mi dispiacerebbe trovare un'altra titanio. Non mi dispiacerebbe affatto, anche perché qua di titanio mi sa che ne ho trovata solo una a questo giro. Sì, che è questa qua. Intuizione naturale. C'è una leggendaria. Ecco, la leggendaria non mi dispiacerebbe trovarne un'altra. Gigante di fuoco aveva promesso bene i primi pacchetti. Andiamo avanti. Illusionista. Pigaro, già ce l'avevamo. Caradrio, Anura Rider, vediamo quelle sotto. Ah, questo giro una sola. Allora, a questo punto Leopardo Maculato, allora, spero che questa sia la carta più importante di tutto il gioco. Platino, l'orco platino, non male, 5-4. Interessante. Ricordo sempre che gli effetti delle carte, quelle che trovate qua sotto, sono più che altro testo. Quando c'è un effetto, l'effetto viene indicato con una dicitura in corsivo, come ad esempio in questo caso qua. Quindi questo è semplicemente testo, però comunque non fa mai male. Un 5-4 versione Mega ci può stare. Poi l'effetto illusione c'è sempre e che non guasta mai. Perfetto, allora alla fine questo è tutto quello che ho trovato con questi 10 pacchettini di Fantasy Rider, quindi questo bello sbustamento, qualcosina ovviamente l'ho trovata, mi dispiace solo di avere trovato questi doppioni, magari dispiacere per me, fortuna per voi, quindi se a caso siete interessati vi dico la numerazione, questa è l'Octocefalo Rider numero 314, che c'ho doppione, e questo qua invece è l'Illusionista Rider, che è la versione, la carta numero 80. Se a caso siete interessati e volete scambiare, ovviamente scrivetemi qua sotto, io sarò ben disposto e ben contento anche di poter scambiare con voi. Anura Rider non so perché l'avevo messa qui, poverello. Ok,
Con quello che vedete qui è veramente tutto, questo sbustamento è stato veramente soddisfacente, soprattutto le prime bustine, le seconde sono state un pochettino neutrali, le terze, insomma, meh. Ho trovato una bellissima carta leggendaria che è il Gigante di Fuoco, che avevo trovato nella versione normale, quindi questo è davvero molto interessante anche dal punto di vista della collezione e anche dal punto di vista grafico, che è veramente fighissima. Con questo sbustamento è davvero tutto, io intanto vi ringrazio per la visione di questa puntata, vi invito sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Poi, se vi interessa ancora questo sbustamento di carte di Fantasy Rider, avete intenzione anche di fare dei video a parte, insomma, dove io posso anche spiegarvi un po' come si gioca, oppure se ci sono anche diverse tipologie di build che voi volete preparare, eccetera, eccetera, parliamone sotto nei commenti. I commenti sono a vostra completa disposizione e io sarò veramente interessato anche a realizzare altri video, sempre per quanto riguarda Fantasy Rider. Con queste mie ultime parole è davvero tutto. Io vi ringrazio ancora per la visione e ci vediamo alla prossima. Ciao, raga.